Esistono varie teorie sulla nascita del linguaggio verbale dell'essere umano, ovvero di una modalità di comunicazione fonetica per scambiarsi informazioni. Il dibattito scientifico è ancora aperto e ci sono varie teorie e più ipotesi di datazione, ancora oggi non verificabili per il fatto che non esistono tracce fossili del linguaggio. Possiamo quindi parlare di una finestra molto ampia che va da 500.000 a 164.000 anni fa e secondo gli studiosi la sua nascita deriva dal fatto che l'Homo sapiens, in quelle fasi del Paleolitico, utilizzava sempre più strumenti che gli tenevano le mani occupate, si trovava spesso a distanza dai compagni e quindi era impossibilitato a comunicare utilizzando solamente il corpo. Fatto sta che invece il linguaggio del corpo esiste da molto prima ed è riconosciuto come il più antico modo di comunicare, grazie al quale ancora oggi i primati interagiscono tra loro scambiandosi informazioni costantemente. Purtroppo nella nostra cultura e in generale in tutte le culture occidentali c'è da sempre uno scarso interesse riguardo al fatto che ogni giorno, in ogni luogo del mondo in cui esistono interazioni tra esseri umani, il linguaggio del corpo continua a essere una forma di comunicazione, seppur ormai si muova sotto la soglia della nostra coscienza. Anche chi non è in grado di decifrare i vari atti corporei perché non ne ha le chiavi di lettura può accorgersi di quanto il corpo di ognuno di noi sia in costante movimento, sia quando interagiamo con gli altri, sia quando siamo da soli e pensiamo tra noi e noi. Sono Sergio, ogni giorno cerco di aiutare persone e gruppi a comunicare in maniera da non crearsi problemi e sono sempre più convinto che la lettura del corpo sia una chiave fondamentale per cogliere sfumature importanti sulle quali costruire relazioni sane con se stessi e con gli altri. Il linguaggio del corpo di un essere umano ha parecchie sfumature, che vanno dalle microespressioni del volto alla gestualità reiterata, da pruriti che ci costringono a grattare determinate zone del corpo, alla gestione dello spazio prossemico e ancora dalle posture ai toni, ai volumi e ai ritmi del nostro modo di parlare. Come ho già detto più volte e non mi stancherò mai di ripetere, lo studio del linguaggio del corpo dell'essere umano non è scientifico, poiché sono le emozioni il motore di ogni sfumatura non verbale e ognuno di noi ha un suo peculiare stato emotivo. È fondamentale approcciarsi a questo linguaggio con curiosità e consapevoli del fatto che il suo studio offre solamente la possibilità di raccogliere indizi, mai certezze. Consiglio a tutti sempre di tenersi lontano da chi divulga questo approccio alla comunicazione come una scienza, garantendo certezze e arrivando a elencare segnali non verbali per capire, ad esempio, se una persona ci sta mentendo o vuole nasconderci qualcosa. Ma veniamo al tema di oggi. Per quali motivi è utile saper leggere i segnali che arrivano dall'inconscio sotto forma di atti non verbali? Inizio con il motivo che per me è il più importante e che quando mi approcciai per la prima volta a questi studi da giovanissimo mi offrì la più grande possibilità di crescita che abbia mai avuto. Sto parlando dell'autoconsapevolezza, ovvero di quella capacità di dare un nome ai nostri stati emotivi, di sapere cosa stiamo provando nel qui e ora, soprattutto quando le emozioni sono forti. Sembra banale, ma ti invito a rispondere a queste domande. Sei sempre consapevole delle emozioni che stai vivendo? Sai chiamarle per nome? Sai gestirle? Sei in grado di controllare i tuoi impulsi emotivi sempre? Se mi rispondi di sì, sappi che ascoltando questo episodio stai perdendo tempo, perché sei una persona davvero rara, che sicuramente vive relazioni felici grazie al suo altissimo autocontrollo. Alcune delle emozioni più importanti, come la tristezza profonda o la rabbia, possono essere gestite solamente se prima vengono riconosciute, altrimenti è molto più facile trovarsi a subirle, perché si impossessano di noi, ci sequestrano e ci spingono a fare o a non fare cose per cui a posteriori ci pentiremo. Il linguaggio analogico del corpo, teorizzato dallo psicologo Stefano Benemeglio intorno agli anni 70 del secolo scorso, è un alfabeto composto soprattutto da pruriti, a fronte di nessuna causa esterna, come la puntura di un insetto, ad esempio.
Questi pruriti ci costringono a toccarci, a sfiorarci o a grattarci nelle zone del corpo in cui si fanno vivi. Tutto avviene sotto la soglia della coscienza e di solito nemmeno ci accorgiamo di eseguire questi movimenti. Tuttavia è il nostro inconscio che ci parla e ci informa delle sue esigenze, nella speranza di essere capito. Sul mio canale YouTube puoi trovare molti video nella playlist Briciole di comunicazione dedicati a questi atti subliminali e puoi facilmente riconoscerli perché riportano un pallino verde accanto al titolo. Prova a guardare alcuni di questi video e inizia a renderti consapevole di cosa accade dentro di te nel momento in cui si verificano determinati pruriti o atti corporei. Probabilmente ti sorprenderai e ti avvicinerai di più di quanto sei ora alla comprensione dei tuoi stati emotivi, agevolando una nuova capacità di gestione. Nella scuola del dottor Benemeglio l'inconscio viene spesso chiamato io bambino e la nostra parte razionale e logica io adulto. La scelta di queste espressioni la dice lunga su quanto, grazie alla lettura del nostro linguaggio corporeo, potremmo trattare il nostro inconscio da adulti responsabili, esattamente come fa un genitore degno di questo nome, e imparare ad allinearci il più possibile alle esigenze emotive. Allenandoti a leggere i tuoi segnali non verbali, probabilmente scoprirai che più spesso di quanto credi, ciò che la tua parte razionale gradisce non è così gradito al tuo inconscio, mentre ciò che registri come scomodo o doloroso sul piano logico è gradito al tuo inconscio. Senza che ce ne rendiamo conto, è esattamente ciò che avviene spesso in un rapporto tra un genitore e un figlio. Ciò che il genitore, muovendosi con le migliori intenzioni, reputa buono per l'educazione di un figlio, a volte crea in lui resistenze, ma riuscire a trovare un punto di accordo è possibile, sempre che il genitore capisca profondamente le reali esigenze del figlio e poi attui un negoziato che faccia stare bene entrambi. È quando non si preoccupa di leggere e comprendere le esigenze emotive del figlio che si accendono nel genitore comportamenti disfunzionali come i divieti, le pretese, gli obblighi, i ricatti, i predicozzi e tutto quel bel catalogo di legna sul fuoco che allontana clamorosamente dall'obiettivo di relazione e crea continui dissapori, seppure tutto questo, lo ribadisco, sia fatto con le migliori intenzioni. E lo stesso vale anche per le relazioni con gli altri. Infatti, secondo questa ottica, spesso cerchiamo di vincere su di loro, non preoccupandoci proprio di capire quali sono i reali bisogni emotivi che si stanno muovendo dietro le quinte. Allo stesso modo con cui possiamo avere indizi su noi stessi auto-osservandoci, ponendo attenzione al corpo dell'altro, abbiamo la possibilità di raccogliere indicatori importanti su come si sente mentre interagisce con noi e soprattutto quale effetto ha su di lui la nostra modalità comunicativa. Sento parlare tanto, a volte fino alla nausea, di empatia, una parola che da anni è diventata come il prezzemolo in ogni piatto e che accompagna ultimamente concetti come la leadership. Quante volte hai letto sui social che un leader deve essere prima di tutto empatico? E quanti leader veramente empatici conosci? Mi dispiace molto constatarlo, ma si tende a nominare troppo l'empatia, mentre la si utilizza davvero poco nella realtà. E come consulente e formatore in azienda, io stesso posso confermare che c'è ancora più egocentrismo che empatia. Però sono tutti bravissimi a parlare di empatia. Sono convinto che al di là di ogni buona e autentica intenzione di essere empatici, lo strumento migliore che possiamo avere per capire cosa sente l'altro è proprio la capacità di leggere i messaggi subliminali che emette con il corpo. Tutti siamo in grado, se minimamente dotati di intelligenza emotiva, di riconoscere quando una persona è triste o è felice, ma non è facile leggere in lei indizi di emozioni silenti delle quali nemmeno lei è consapevole. Il grave problema, e qui so che mi attirerò per l'ennesima volta l'antipatia di molti, è che troppe persone si approcciano allo studio del linguaggio del corpo con l'intenzione di avere un'arma per vincere facile, per vendere meglio, per sedurre più facilmente, per scoprire se gli altri sono onesti nei loro confronti, per raggiungere i propri obiettivi più velocemente manipolando gli altri.
Questo approccio, reso fertile proprio dal tipo di offerta che circola sul tema, non fa altro che alimentare l'idea che la vita sociale sia un'arena e che ci dobbiamo comportare da gladiatori nell'ottica mors tua vita mea. Non è un caso, infatti, che nel mio studio molte persone mi raccontino le loro dinamiche di coppia, in cui la giostra è chiaramente quella dell'aver ragione, non quella dello stare bene e capirsi. Mi obbligo a fermarmi qui perché amo talmente questo linguaggio che potrei andare avanti per ore a raccontarti le sue meraviglie. Tornerò qui lunedì prossimo alle 7 del mattino per un nuovo episodio audio. Buon cammino!